Gabriele Menotti Lippolis, presidente di Confindustria Brindisi, ben ritrovato Lippolis, buona serata. Buona serata a voi, buona serata a tutti i vostri telespettatori. Allora, innanzitutto volevo dare alcuni numeri sulla Confindustria di Brindisi, perché è una delle principali, possiamo dire, nel sud Italia, in Puglia, con dei numeri che fanno concorrenza con il capoluogo di regione. Vedete, le aziende associate sono 350, significa 12.000 dipendenti, per un fatturato che si aggira sui 4 miliardi di euro. Quindi sono numeri importanti di un'associazione che è in crescita. Però volevo sottolineare anche un altro numero, che è, diciamo, quello che riassume un po' l'effetto Covid, l'effetto pandemia sulle imprese. Dicevamo, sono numeri di Svimez, le imprese a rischio chiusura nel sud Italia, ovviamente questo, diciamo, è un discorso molto più allargato, sono 73, sono 20.000 al sud, 73.000 nell'intero paese, quindi insomma una grossa fetta arriva dal meridione. Allora le volevo chiedere, insomma, per quella che è la sua esperienza, il suo osservatorio, nel meridione e in particolare nei vostri territori, qual è in questo momento la risposta dell'impresa? Risposta delle imprese, guardi, la direi utilizzando un sindacalista politico, una frase detta da lui, da Giorgio Benvenuto, cioè vale a dire quella di rimboccarsi le maniche, stringere la cinghia e rimboccarsi le maniche. Io credo che tutti gli imprenditori, piccoli e medi, soprattutto di questo territorio, stanno facendo questo, hanno sempre fatto questo e questo continueranno a fare. Noi non crediamo, nonostante siamo nel Mezzogiorno, non crediamo che ci sia una manna dal cielo che salverà qualcosa o qualcuno. Noi siamo imprenditori che sono stati abituati naturalmente a lavorare e credo che in questa direzione dobbiamo andare. Non possiamo però che non tener presente del milione di posti di lavoro, del milione di poveri in più nell'ultimo anno, di 900.000 persone che hanno perso il lavoro nell'ultimo anno con la pandemia. E a pensare solamente che il PNRR fino al 2026 ci dà un aumento di 6-700 mila unità, di 6-700 mila posti di lavoro in tutti questi anni, quando in un solo anno ne abbiamo persi 900 mila, non ci deve far perdere l'ottimismo, ma ci deve far pensare che dobbiamo veramente lavorare e lavorare tanto. Questi È sono i una delle numeri. cose. Ecco, noi intanto stavamo vedendo i numeri proprio sulla Puglia, sul sud Italia, dal PNRR. Questa è, insomma, la grande spinta che deve arrivare dai fondi europei, più 22% sul PIL. Questo lo potremmo fare però solo a una condizione, che ci venga di essere messi nelle condizioni di poter progettare, di poter creare veramente sviluppo per questo paese e di qualche ora fa una dichiarazione del ministro Cingolani che diceva sulla VIA, sulla valutazione impatto ambientale, vorrei dei funzionari e dirigenti del Ministero, del MITE, al lavoro 7 giorni su 7, perché non si può avere una risposta o dei procedimenti, delle procedure autorizzative dopo più di 1.000 giorni. Cioè questo deve cambiare nel Paese e nel Paese noi dobbiamo anche restituire, e credo questa sia una cosa importante a cui dobbiamo lavorare tutti, soprattutto le imprese del Sud, ma tutte le imprese, a dare una visione, a dare anche la possibilità alle giovani generazioni di poter sognare. Ricordiamoci che questo PNRR deriva da un recovery plan, deriva da un Next Generation EU che viene dall'Europa e che ci deve obbligare a far sognare le future generazioni, le ragazze e i ragazzi di questi territori, soprattutto le ragazze e le ragazzi i ragazzi del Sud, ma non solo quelli del Sud. Ecco, diciamo, da quella che è la vostra analisi del PNRR, su cosa secondo lei si poteva fare di più? Quali sono, diciamo, gli aspetti meno curati di questo piano? Se ci sono anche, insomma, delle vostre richieste, istanze alle istituzioni? Con una maggioranza così composita e con un momento così delicato, io credo che le critiche in questo momento lasciamole da parte.
cerchiamo di ragionare tutti assieme a come possiamo utilizzare queste somme nella maniera migliore. Io credo che infrastrutturando meglio il Mezzogiorno, investendo di più nel Mezzogiorno, credo che si possa veramente fare molto molto di più. Ricordiamoci che Banca d'Italia, dice che nel momento in cui si investe 1% in più del PIL nel Mezzogiorno, lo 0,3% va anche a far crescere l'investimento, dell'1% nel Mezzogiorno va a far crescere anche dello 0,3% il Centro Nord. Significa che questa pratica win-win, secondo me, deve essere ancora di più effettuata oggi che non magari fino a ieri. Fino a ieri così non è stato, noi lo sappiamo che da tempo rivendicavamo il 34% degli investimenti del Paese nel Mezzogiorno, che sono il 34% della riserva che è proporzionale al numero degli abitanti del Mezzogiorno, e invece fino ad oggi era stato l'investimento nel Mezzogiorno, gli investimenti nel Mezzogiorno erano stati sempre pochi. Però oggi già partiamo da un 40%, quel 40%, io credo che su quel 40% bisogna lavorare per portare i risultati a casa. Cioè nel 2026 non potremmo permetterci, come abbiamo fatto in altre occasioni, di poter guardarci indietro e dire: caspita, non abbiamo rimandato le risorse indietro in Europa. No. Quindi progettiamo, sfruttiamo il 2021, il 2022 per progettare e portiamoci a casa tutte le infrastrutture che servono al Paese, al Mezzogiorno, sia reali che virtuali. E su questo, ad esempio, poi cerchiamo di governare bene quello che è, ad esempio, la transizione, quella che sarà e che già è in alcuni territori, come ad esempio Brindisi e la Puglia, la transizione energetica e anche la transizione ambientale e digitale, direi io. Ecco, Lippolis ha detto una parola, insomma, molto delicata: infrastrutture. Quando si parla del Sud Italia, sicuramente continua ad esserci un gap tra il nord, il centro-nord e il meridione. Penso, insomma, una grande infrastruttura su cui adesso finalmente si è al lavoro, ma insomma io poi lo dico anche da pugliese, insomma è davvero vedere Bari e Napoli, due principali città del sud Italia, ancora non collegate da una linea ferroviaria. Qui non stiamo parlando di alta velocità, lo ricordiamo, stiamo parlando semplicemente di un treno che colleghi Napoli e Bari, le due principali città del sud Italia insieme a Palermo. Insomma, evidentemente c'è davvero tanto su cui lavorare. Nel recovery plan, secondo lei, è stato fatto abbastanza su questo punto? Nel recovery plan ci sono anche progetti molto generici. Mettiamo mano a progetti più specifici. Cioè, guardi, queste strutture non ci sono solamente nel Mezzogiorno. Guardiamo com'è collegata la Liguria a Milano, alla Lombardia. Guardiamo com'è collegata, ad esempio, lei ha fatto invece l'esempio del sud, Bari a Napoli. È un'assurdità, però questa esigenza in questo momento serve, ecco, quello di cui parlavamo prima, cioè dare la visione di paese. Cioè dobbiamo riportare questo paese a essere un paese moderno, un paese che non parli, cioè i politici, mi permetto di dire, gli amministratori, il legislatore in questo momento non può puntare il dito contro la burocrazia, ma deve impegnarsi assieme alle parti sociali, e su questo noi siamo pronti per farlo, per delegiferare e soprattutto per snellire e sburocratizzare. Quando dicevamo, e da tempo che lo diciamo, che questo paese, lo diceva Carli nel 70, quindi siamo indietro di 50 anni, che questo paese è pieno di lacci e lacciuoli nel 70, immaginiamo oggi che quei lacci e lacciuoli sono diventati ancora più ingombranti. Non abbiamo più bisogno di questa legislazione ripetitiva, è una legislazione che blocca lo sviluppo del paese. Ci siamo dati con la zappa sui piedi, direbbe qualche contadino del Mezzogiorno. Ora cerchiamo quella zappa di farla lavorare, di cercare di rendere invece più fertile il terreno degli investimenti, naturalmente dove si rispetti la legalità, dove ci siano le piccole, medie e grandi imprese, che però siano anche imprese per bene, pulite, perché su questo noi sconti non ne faremo mai. Certo. Il principio della legalità prima di tutto.
C'è un aspetto su cui noi stiamo tornando ovviamente moltissimo, quello dell'inflazione, anche perché sta avendo un impatto sul mercato, sui mercati finanziari. Voi, insomma, da quello che è la vostra realtà, diciamo, che approccio avete verso, diciamo, questa tendenza a livello macroeconomico? Stiamo vedendo i prezzi delle materie prime salire moltissimo, a partire dall'acciaio. I prezzi sono schizzati soprattutto in alcuni settori. Guardi, in questo momento le imprese stanno vivendo questa fase molto complessa, difficile. Bisogna aiutarle, e bisogna aiutarle anche con le legislazioni. Come abbiamo detto, abbiamo parlato prima di snellimento, ma bisogna aiutarle anche con i crediti d'imposta, bisogna aiutarle anche con le legislazioni regionali, anche con la programmazione 2021-2027 nel Mezzogiorno, che possono permettere ad esempio alle imprese di poter attingere o di avere in questo momento una garanzia sui crediti che vanno a impegnarsi, insomma, con i vari istituti, se lo fanno in maniera ordinaria o diversamente. E su questo, ad esempio, il governo dovrebbe e potrebbe lavorare ancora meglio con qualche altra misura aggiuntiva, anche qualche misura, direi io, disruptive, nuova, che possa aiutare realmente le imprese, quelle sane, quelle che sappiamo però che domani continueranno a vivere, non magari imprese che dopo dobbiamo andare a finanziare e poi dopo due giorni devono andare in maniera furbesca a chiudere. E lì purtroppo dipende anche da noi. Come Confindustria, noi abbiamo un sistema nazionale di 150.000 imprese, e di queste 150.000 imprese abbiamo 6 milioni di lavoratori, 6 milioni di collaboratori, 6 milioni di persone che lavorano con noi, a cui noi vorremmo dare anche una buona occupazione, un'occupazione anche migliore. Ecco. Però diamo la possibilità ai giovani anche di entrare nel mercato del lavoro. Volevo chiudere sul vostro territorio, su Brindisi. Abbiamo visto alcuni numeri inizialmente, ci sono tantissime realtà imprenditoriali, e ci sono anche grandi realtà imprenditoriali nel Brindisino, cioè anche grandi aziende a livello nazionale e internazionale che hanno un centro di interesse in quella zona della Puglia. Che risposte state riscontrando in questa fase, una fase di slancio, di nuovo slancio? Allora, le multinazionali hanno, secondo me, una grande responsabilità. Hanno la responsabilità, hanno sia storicamente sia oggi, hanno una responsabilità ancora, hanno sempre avuto e oggi hanno una responsabilità maggiore, che è quella di accompagnare le piccole imprese dell'indotto, del loro indotto su questo territorio, sui territori dove insistono i loro stabilimenti, di accompagnarle alla ripresa vera e propria. Noi dobbiamo ringraziare questi grandi gruppi che hanno permesso anche una industrializzazione, una tecnologizzazione e una ambientalizzazione anche più veloce in questo momento, perché ricordiamo che tra cui anche Eni, Enel, insomma, facendo alcuni nomi dei grandi gruppi. Abbiamo Enel, Eni, Edison, A2A, se dovessi dimenticare qualcuno mi scuseranno gli altri colleghi, Jindal, Sanofi, SRB, Zuccherificio d'Italia, Leonardo, Avio Aero, veramente sono tante le imprese, Basel, ci sono veramente tante. E allora questo territorio deve ringraziarle sicuramente nel periodo in cui l'attenzione all'ambiente non era eccessivo, comunque non avevamo le tecnologie per ambientalizzare, di sicuro queste aziende avranno inquinato, ma ora noi dobbiamo pensare a quello che stanno facendo ora e a quello che faranno domani. Noi siamo uno dei primi poli energetici in Europa e vogliamo e siamo i primi a iniziare, siamo stati i primi a iniziare questa transizione energetica. Abbiamo spento Enel ha spento il primo gruppo nella centrale di Cerano, A2A ha del tutto convertito la centrale Brindisi Nord, anche questa era a carbone. Insomma, noi in questo territorio lo stiamo facendo, anche la stessa Enipower lo stiamo facendo. Penso che questo territorio abbia bisogno di un supporto, anche di un'operazione Italia. L'operazione Italia potrebbe essere un grande player industriale, come ad esempio Ansaldo, a costruire una vera e propria
filiera produttiva nuova che porti posti di lavoro per i prossimi 100 anni a questo territorio, a questa generazione, e che sia una filiera, ad esempio, che possa magari costruire degli elettrolizzatori per la nuova sfida, quella dell'idrogeno, che però sarà dopo il gas sicuramente nei prossimi 20 anni, ma che è una sfida che dobbiamo iniziare oggi. E allora la sfida della transizione ecologica, che passa anche dalla Puglia, passa anche dal territorio brindisino e del Salento. Gabriele Menotti Lippolis, grazie per essere stato con noi, per la sua analisi, e a presto, buon lavoro, buona serata. Grazie a voi, e grazie per le bellissime immagini che avete mandato del nostro territorio. Grazie. Alla prossima.